lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man antiseptic. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I'll buy time with my money. Laughing to the bank cause it's funny. The money keep coming, I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. I'm the bank, come invest it. I get tracked and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit. So I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness, I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. I'll do the work, yeah, I'll do it till it hurts, okay. I'll invest in my future, I'll invest in the purse, right. I wanna be so rich, life changes. And I don't ever think about how much I just pay it. Yeah, it's the dream, the American dream, okay. Live on top, don't stop till you got everything. But there's balance, cause this life is a challenge, right. You gotta live in the now while building I'm up the challenge. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thought.
flawless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. It's not about the destination, it's about the journey. So keep working till it's hurting, cause that's when you start deserving everything you want, everything you need. Trust the process, yeah, you got this. Keep on working till you bleed. Yeah, been there, yeah, I've done that. 10 long years of breaking my back, but now I'm up here, never looking back. I got more dreams that I wanna go attack. Keep on going, keep on moving, never give up. I'll keep going, I can prove just what I'm made of. I got that fire in me, got that desire in me. I'm never tired, I'll be pushing till I'm finally free. I was made to break away from the pack, to challenge, to fight, and to carve my own path. This world wasn't made for the weak, they don't last. Survival of the fittest, so be vicious and attack. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually my hottest, but the speed lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. Ci siamo, tra poco abbandoniamo l'omino di Piovano Polpette. Tra 3, 2, 1 e ciao ragazzuoli, ciao, benvenuti in live, 17° episodio della seconda stagione delle live. Fatemi sapere se ci siete, scrivete in chat, ditemi anche se l'audio va bene, soprattutto ditemelo quando poi comincia a parlare anche Jacopo, perché come sapete c'è sempre un pochettino da giocare con i livelli audio, soprattutto quando ci sono gli ospiti. E buonasera Niclor, perfetto, c'è qualcuno, la chat funziona, perché non so mai neanche questo, a volte magari non funziona assolutamente nulla e mi esplode il computer. Non è da escludere neanche questa ipotesi effettivamente. Comunque non perdiamo tempo, l'ospite è già qui, bello che pronto, è Jacopo Peron, che potrei presentarlo io, ma come al solito io me ne lavo totalmente le mani, facciamo entrare lui che ci racconterà lui, ci spiegherà lui chi è e quant'altro. Jacopo, adesso ho smutato il tuo audio, sei in live tra adesso. Benvenuto Jacopo, quando vuoi ci sei. Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie di avermi ospitato in questa diretta, mi fa un sacco piacere. E cosa dire? Allora, vabbè, probabilmente chi starà guardando questo video un po' mi conosce, però allora sono Jacopo, corro gli 800 metri e prima ci stavamo dicendo che secondo me sono il primo mezzofondista che partecipa a questa diretta, quindi dai, mi piace inaugurare questo trend, speriamo che ci siano un bel po' di altri mezzofondisti dopo di me. E niente, io corro gli 800, l'anno scorso ho corso 1:46:57, che è un tempo di cui vado molto orgoglioso, e chiaramente l'ho corso io, ma dietro c'è il lavoro di allenatore, mental coach, di tutta una squadra di persone, quindi l'abbiamo corso, insomma. E niente, diciamo che da un po' di anni sono un mezzofondista che se la cava, insomma. Alla faccia e... che se la cava. Cioè. Sì, dai. E specialmente in questi ultimi due anni, 2022-2023, le cose hanno girato per il verso giusto. Anzi, le abbiamo fatte girare per il verso giusto e quindi sono arrivati un bel po' di risultati di cui sono molto contento, insomma. Poi, che altro dire? Ho 27 anni, quindi inizio a essere un vecchietto dell'atletica. Non dirlo, Jaco, non dirlo, che no, mi sento vecchio anch'io, grazie. No, scherzo. E niente, al di là della mia attività di corsa, sono un ingegnere meccanico magistrale, sottolineiamolo. Alla faccia. Ma, Jaco, così, per sì, conoscerti vai un po' meglio da parte della chat, ecco, Niclor mi ha anticipato perché in chat scrive: come mai la scelta di correre gli 800? Cioè, ti piace farti del male, scrive. E in effetti mi aggiungo sì, anch'io, perché bisogna essere un po' masochisti per fare gli 800 metri. Sì, sono d'accordo. Diciamo che, allora, ovviamente l'800 mi piace perché è la mia gara,
però mi piacerebbe di più fare il triplista, insomma. Cioè, mi dici è, così la, mi è, la, illumino io, sì, eh. è la mia disciplina preferita dell'atletica. Però chiaramente negli anni, sai, quando cresci da post bambino, più o meno capisci qual è la tua strada, no? Fai, provi una cosa, non va bene, provi un'altra, vai un po' meglio. E alla fine, rimbalzando un po' a destra e a sinistra, ci siamo trovati a fare gli 800. Che devo dire, i primi anni sono, è stata una bella sofferenza, soprattutto mentalmente, perché non è facile, non è una gara facile da gestire, diciamo. Però dai, si soffre, ma si soffre soprattutto quando gareggi che non sei molto allenato, perché dopo in realtà quando sei allenato tanto, che sei in forma, la porti a casa con livelli di sofferenza decenti, diciamo. Già se mi dici livelli di sofferenza decenti, mi viene malissimo soltanto a pensarci. Tra l'altro in chat c'è Andrea Alfieri che dice un grande ingegnere meccanico, tra l'altro. Sì, Quindi... Andrea Alfieri è un mio collega del lavoro. Ah, ecco. Ecco Ciao, perché. ciao Andrea. E... Grazie che stai seguendo. Hai detto che hai spaziato un po' da giovane, ma hai fatto un po' tutte le specialità. Cioè, ho visto... Sulla fila che hai fatto anche il salto in lungo per dire gli ostacoli quando eri cadetto, ragazzo, hai fatto un po' di tutto. Sì, allora, diciamo che quando ero categoria ragazzi, quindi non so neanche quanti anni si hanno in quell'età lì, 12, 11 forse, facevo salti in lungo come disciplina principale. E poi vabbè, i 60, quelle cose lì che si fanno sempre alle gare. 60, salti in lungo, qualche 600, qualche 1000. Poi dopo però, diciamo che nel salto in lungo, gli altri quando inizia un po' lo sviluppo fisico, hanno iniziato a sparare 5 metri e 90, 6 metri. Io fermo i miei 4 metri e 80. Ho detto: forse non è la strada giusta. Allora ho girato verso il mezzofondo. Che poi, Comunque, tra l'altro, vai. scusami, tra l'altro, quando ero da cadetto, per esempio, diciamo che ero più forte nelle cose un po' più lunghe, cioè facevo molto meglio i 2000 rispetto ai 1000, no? Infatti, agli italiani cadetti avevo fatto i 2000. Poi dopo, stranamente, la parte lunga è un po' morta lì e sono diventato un po' più forte sulle cose intermedie. Ecco. E tra l'altro, Luca un po' te la gufa in chat. Perché dice, le interviste di pillole di atletica sono fortunate, che io ho intervistato sia te che Tebogo a Lignano, e poi Tebogo qualche giorno dopo ha fatto 19,50 a Londra. E magari ti porterà fortuna anche a te, magari questa roba ti porti, sia di buon auspicio, speriamo, incrociamo le 1,44,50 quest'anno, segnato. dita. Non sarebbe male, No, non lo butteremo via. eh? Cioè... E ti chiedono quanto avevi nel lungo sia da ragazzo che da cadetto. Allora, da ragazzo mi sembra 4,80, che è comunque una misura discretissima, però avevamo fatto, mi ricordo, la rappresentativa provinciale. Io con la fila al Varese eravamo andati all'arena, ero arrivato terzo e mi ero gasato di brutto, no? Poi da cadetto, sai, l'anno dopo ho fatto 4,97 come mio migliore, solo che gli altri iniziavano a saltare 5 metri e 80, cioè comunque da cadetto c'è anche qualcuno che salta 6 metri e passa, e quindi ho detto no ragazzi, c'è cioè, un altro mondo, Sì, cioè, le un misure da ragazzo e altro da sport. cadetto c'è un abisso proprio di solito. Sì, è un altro sport. Sì, E sì, sì. quindi ho capito che non era la mia strada. E come sono state le prime gare del mezzofondo? Cioè, è stato Un proprio dramma. magari un obbligo oppure un vabbè, proviamoci. Sì, no, allora diciamo che quando ero ragazzo e cadetto, che il mio allenatore del tempo, Angelo Summa, mi obbligava a fare le gare del mezzofondo, quindi c'erano i 600, i 1000, c'era una sofferenza totale. Ero anche scarso. Perché tipo nei 1000 correvo 3, da cadetto correvo primo anno, correvo tipo 3 e 0,0, qualcosa del genere. Cioè le ragazze quasi mi battevano. Poi la mia fidanzata da cadetta faceva 3,03, quindi quasi mi passava. E anche mentalmente c'era una rottura di scatole totale. Dopo in realtà, sai, quando inizi ad andare un po' meglio, poi la voglia ti viene, no? Comunque impari ad apprezzare quello che stai facendo. E dopo ho iniziato a divertirmi. Diciamo che comunque mi diverto anche al tempo, tipo da allievo così. Finché erano gli 800, bello. Già quando si passava al 1500, no. Cioè, tuttora, anche adesso il 1500 Che poi, è proprio se non mi uno schifo. sbaglio, Non ce la faccio. da junior hai fatto anche i 100 metri, per dire.
hai giocato sì, anche sì, con la velocità ogni... breve? Sì, ma allora ogni tanto stuzzicavo io il mio allenatore e gli dicevo, dai, visto che siamo a settembre oppure ad aprile che inizio stagione, facciamo un 100 o un 200 giusto per... quindi qualcosa abbiamo fatto. Infatti mi ricordo i 100, mi aveva pure falsato il tempo per non farmi correre in ultima serie, no? Allora gli faccio, con che tempo mi hai iscritto? E il mio allenatore del tempo mi fa, ti ho messo dentro con 11 e 1, gli ho detto, 11 e 1, ma che fai? E quindi mi sono trovato in questa batteria con dentro gente in cui, cioè, quando hanno sparato, ho cercato di capire cosa stava succedendo e gli altri avevano già fatto tre appoggi. Quindi la partenza, disastro. Poi in realtà comunque l'ho chiusa 11:36, per cui, cioè, Mica male, anzi. neanche malvagio, no? Sì. Ma sì, ma secondo me è giusto provare un po' di queste cose quando sei... Cioè, chiaramente senza andare a distruggerti, però se lo puoi fare senza farti male, ci sta, almeno ti diverti un po'. Cioè, Esatto. lo farei anche adesso, guarda. E poi spiego a chi magari è più giovane in chat, la cosa di falsare il tempo si poteva fare un po' di anni fa quando non c'erano tutte le cose online, perché c'era proprio il Sì, cartellino, esatto. dovevi consegnare il cartellino Bravo. con un ipotetico accredito, quindi potevi segnarti anche il record del mondo e in base a quello facevano poi la roba, le batterie. Cioè, Sì, incredibile è vero. pensarci adesso, però era fino a pochi anni fa, tra l'altro. Sì, infatti era fatto così. Ma poi era una garetta del provinciale del cavolo, cioè chiaramente in una gara regionale non è che vai a dire Vabbè. mettimi con questo tempo, a maggior ragione se non sei uno di che fa quella specialità lì. E Insomma. quindi già mi hai tolto una curiosità che avevo all'inizio, perché di solito io ho due domande che faccio fisse a tutti, e una era proprio il Vai. scegli una specialità dell'atletica e poi fare quella, cioè che non sia quella tua attuale, che però mi hai già risposto è il salto triplo, cioè, e saresti allo stesso Salto livello triplo di tutta la adesso. vita. Bello. Che però non hai mai gareggiato nel triplo, visto? Cioè, No, no. provato solo in No, allenamento. ma cioè, a parte che il triplo lo fai, non è che lo fai da piccolo, lo fai da cadetto più o meno in avanti. E dopo io lì sono passato al mezzo fondo e quindi niente. Ma meno male perché già mi spacco le tibie e mi vengono microfratture correndo. Figura se facesse salto triplo mi raccolgono col cucchiaino, quindi meglio lasciarlo in televisione, lo guardo, mi diverto e basta. Vabbè, onesto, ci sta. Spaziando un po' gli argomenti, hai detto che sei ingegnere meccanico, meccanico, giusto? Sì, Ok. meccanico. E come facevi a conciliare tutto? Cioè, l'università, che ingegneria meccanica non è di certo scienze delle merendine, gli allenamenti, l'atletica a un certo livello, una vita sociale, perché c'è stata anche quella, immagino. Come facevi a conciliare tutto? Cioè, sei impazzito a una certa o avevi trovato un po' la tua routine? Ma secondo me, allora, premetto che non è stato semplice. Beh, secondo me non ci sono neanche riuscito bene, perché cioè, ho fatto tutto, nel senso che comunque mi sono allenato, nei 5 anni dell'università io ho fatto il Poli a Milano, e nei 5 anni dell'università io mi sono laureato giusto nei 5 anni, quindi a livello di studi sono rimasto sempre al passo con il ritmo dell'università. Con l'atletica mi sono allenato, però in quegli anni lì ho avuto un sacco di infortuni. E secondo me, col senno del poi, penso che il problema fosse proprio questo, nel senso che io provavo a fare tutto bene e senza sacrificare un po' da una parte o un po' dall'altra. E quindi, sai, ti alleni bene, ok, vuol dire tanto, cioè tanto, comunque l'intensità dell'allenamento è alta. Poi studi tanto, quindi magari, anzi, io studiavo soprattutto la sera dopo cena. Quindi magari mi mettevo lì alle 9:30, 10 e studiavo fino a mezzanotte, la 1, perché durante il giorno comunque sei al poli Eh sì. e Che quindi sei a fare le lezioni. E poi poi magari hai magari la non facevi lezione, che neanche ne fuori so, dalle sede. 8. No, cioè io andavo e tornavo, facevo il pendolare, però da Qui. casa mia a Milano sono circa 50 minuti di treno. Cioè da quando esco di casa, quando ero al poli, erano 50 Però minuti. anche lì Quindi c'era è pure quello. quasi 2 ore in meno al giorno per fare Sì. altro, quindi anche quello è un Sì, altro impegno. esatto. E quindi secondo me se gli allenamenti e lo studio andavano bene, quello che mancava era il riposo. Cioè magari io dormivo 6 ore a notte, 5 ore e mezza, 6 a notte, e lo fai un mese, lo fai due, lo fai tre,
quando inizi ad essere stanco, poi il tuo corpo a un certo punto fa crack da qualche parte. Sì. E secondo me è stato un po' quello il problema nei 5 anni dell'università. Poi diciamo che alla fine sono arrivato in fondo, ho fatto tutto, però se guardo indietro e dovessi correggere qualcosa, sicuramente dedicherei un po' più di tempo, cioè ridistribuirei un po' il tempo, magari ci metterei un annetto in più a laurearmi. Però se l'obiettivo è spaccare nell'atletica e raggiungere certi risultati in quel periodo della vita lì, sicuramente bisogna dedicare più tempo all'allenamento e al riposo. Sì, che Cioè, secondo, io l'ho soprattutto più vista sei così. giovani, secondo me, meno si dà importanza al riposo, perché a categoria allievo, juniores, ma anche promesse, secondo me, quando dici vabbè, dormo 5 ore, ma sì, ma tanto sono riposato, ma ce la faccio. Però poi purtroppo se ne pagano le conseguenze, perché, ma banalmente, No, chiunque sono ci è passato su d'accordo. questa roba, del tanto, anche Ma se dormo cioè, poco, ce la faccio. secondo me perché comunque quando hai 15 anni, 16, cioè comunque ti stai sviluppando, il tuo corpo va a mille, quindi non hai bisogno così tanto di riposare, di dormire, perché comunque il tuo corpo compensa. Poi, ma, nel senso, non sono esperto in materia, quindi magari sto dicendo una cagata, non lo so. Però è quello che ho visto io sulla mia pelle, cioè magari da cadetto facevo anche 6 volte i 1000, sparo cose a caso, magari facevo un allenamento intero con le scarpe chiodate, il giorno dopo di nuovo, poi andavo, uscivo la sera, facevo cose a destra manca, il giorno dopo mi alzavo e ero stanco come un pesce, zero fatica, zero di niente. Dopo questa cosa la paghi, cioè comunque il tuo corpo a un certo punto ti dice, oh ciccio, stati calmata perché devo riposare. Vabbè, ma infatti. Infatti poi secondo me una volta finita l'università che ho iniziato a lavorare, e tra l'altro saluto l'Andrea Alfieri che c'è in chat, che è il mio collega, Che tra l'altro dice che quando fai una l'ho cosa la fai da Dio, dato che l'ha visto anche al pagato, lavoro che fai benissimo le l'ho pagato per scriverlo. robe. No, secondo me dopo quando ho iniziato a lavorare, che comunque sai, il lavoro da un lato dici ok, tu sei Sto dalle 8 e cambiando la mezza della realtà attorno a mattina noi, fino alle o addirittura. 6, 5 e mezza in azienda. Però dall'altro lato, comunque, una volta che tu esci, hai finito. Non è che poi la sera devi continuare a lavorarci e devi studiare. Cioè, il tempo è quello, quindi finito il lavoro, tu stacchi e vai a fare l'atleta. E infatti da lì poi le cose sono iniziate a tornare alla normalità. Poi in contemporanea, quando ho iniziato a lavorare, ho anche cambiato allenatore e sono passato ad allenarmi con Roberto Severi, che è tutt'oggi il mio allenatore, e con lui secondo me siamo riusciti anche a mettere in pista un metodo di allenamento che funzionava proprio specifico su di me. E niente, gli ultimi 3 anni sono andati benissimo, quindi tanta roba. È stato difficile cambiare allenatore da grande, diciamo, nel senso abituarti a un altro approccio. Ti è voluto un po' di tempo o è andato via subito liscio tutto? No, è difficile, cioè, ti dico, allora, io ho vissuto due volte questa cosa, perché inizialmente avevo cambiato allenatore da Angelo, che sono rimasto con lui fino da junior, e sono passato ad allenarmi con Silvano Danzi, che è l'allenatore di Pietrarese di oggi, quindi del college di Varese, e sono stato con Silvano 5 anni, no? Fino al 2020, quando mi sono laureato. Poi dopo ho cambiato di nuovo da Silvano, sono andato con Roberto. Diciamo che il primo cambio quando ero più piccolo è stato molto traumatico perché lo vivi come una sorta di lutto, no? Perché alla Sì. fine è una persona con cui passi tutti i giorni delle ore al campo e quindi è come se tu ti stai staccando da un tuo genitore, quasi. Invece il passaggio da grande è stato un po' più chiaramente vissuto in maniera razionale. È chiaro che all'inizio non è semplice perché tu sei abituato per io mi sono abituato per 5 anni a vivere un certo tipo di atletica, un certo tipo di giornata lavorativa, scusami, giornata di allenamento, certi lavori, quindi passare a cose come si può dire, del tutto diverse. All'inizio non è semplice, cioè devi un attimo abituare il tuo corpo e il tuo cervello a gestire questa cosa. Sì, poi bisogna anche entrare nell'ottica del metodo dell'allenatore, che magari un allenatore ha un metodo anche solo banalmente per il riscaldamento,
ti cambia il riscaldamento, Sì. che è una cosa che magari uno dà per Sì, ma guarda. No, scontato e poi invece. ma guarda, ti dico, io quando sono passato da Silvano a Roberto abbiamo cambiato tutto. Cioè, nel senso, soprattutto queste cose corollarie, tipo, cioè corollarie, nel senso, al di là del lavoro principale che fai in pista come ripetute cose, ma anche proprio il riscaldamento, gli esercizi. Abbiamo cambiato tante cose, quindi comunque all'inizio sei abbastanza spaesato, Sì. perché cioè, dici, cavolo, io sono un atleta forte che corre, che quando sta bene corre forte, tutto, eppure a fare queste cose mi sento incapace totalmente, come se fossi un bambino al primo giorno di scuola, no? Sì, che poi non vuol dire che una cosa sia giusta e l'altra sbagliata, perché magari sono concezioni, No, sono no, ci proprio metodi mancherebbe. diversi, però a volte anche proprio cambiare serve, cioè è proprio uno stimolo diverso, Sì, ti ridà ma guarda, io energie. l'ho visto proprio sulla mia pelle, comunque in quei 5 anni dell'università, vuoi un po' per quella cosa lì, vuoi un po' perché secondo me il modo in cui ci stavamo allenando probabilmente non stava funzionando perfettamente per come ero io. Dopo nel passaggio con Roberto abbiamo cambiato completamente le cose e io sono, tra virgolette, passato a una seconda gioventù di risultati, no? Però questo non significa che quello che facevo prima era sbagliato, o meglio, non significa che sbagliava o non funzionava il metodo di prima o il metodo di adesso, semplicemente perché, cavolo, guarda Pietro Arese cosa sta facendo, Infatti. cioè, è devastante. Quindi, cioè, Silvano è un allenatore top. Semplicemente che certi metodi vanno bene con certe persone, altri metodi vanno bene con altre. Quindi, secondo me, fa parte proprio della storia di un atleta anche passare da diverse realtà e rendersi conto cosa va meglio, cosa non va, perché ti aiuta comunque a crescere. Cioè, secondo me, quei 5 anni con Silvano sono stati comunque tanta roba perché mi hanno fatto crescere un sacco. E adesso Jacopo, con il lavoro, com'è che riesci a gestirti? Allora, diciamo che l'anno scorso per un po' di mesi ho rimuginato nella testa cosa fare, perché sai, dopo aver corso 1,46, comunque ho detto, chiaro, non sono il numero 1 al mondo, non sono neanche il numero 50 al mondo, però è un tempo secondo me forte. E quindi ho detto, non è neanche così tanto lontano dal minimo per le Olimpiadi, ci devo provare. Al di là dell'Olimpiade in sé, ma comunque secondo me devo provarci a fare l'atleta a tutto tondo, a 360 gradi e vedere dove arrivo. E quindi dopo averci rimuginato per un po' di mesi, alla fine mi sono deciso e praticamente al lavoro ho chiesto 2 anni di aspettativa. A partire da ottobre. Poi allora, per fortuna, la mia azienda super collaborativa nei miei confronti, sono anche super tifosi, perché secondo me comunque in questi 2 anni io li ho coinvolti molto nelle mie gare, in Infatti quello che abbiamo Andrea facevo, in quindi sì. chat che. Esatto, guarda, Andrea è un grande testimonial di questa cosa. E quindi secondo me si è creato proprio un bel legame, al di là del lavoro, tra tutti, sia i miei colleghi, sia anche le persone con cui non ho direttamente a che fare tutti i giorni in azienda. E quindi appunto quando io ho chiesto questa aspettativa di 2 anni, loro mi hanno detto capiamo il tuo progetto, capiamo le tue motivazioni, ci sta, quindi ti appoggiamo e vai, nel senso provaci. Bella roba. Quindi sì, dai, quindi diciamo che sono anche abbastanza tranquillo perché comunque da un lato lì in azienda la mia scrivania c'è ancora, però almeno ho questi 2 anni per il momento per dedicarmi all'atletica. Anche perché alla fine c'è, cioè, per fare l'ingegnere c'è tutta la vita, nel senso, i calcoli li posso fare anche tra 10 anni, tra 20, tra 30. Esatto. Il mio corpo corre forte adesso, cioè tra 10 anni sarò tutto distrutto, tutto rotto, con tutti gli infortuni accumulati, quindi o lo faccio adesso o non lo faccio più. Giusto, giustamente, per carità. Sì. Ma quando è che hai capito che l'atletica poteva essere il tuo futuro, comunque una cosa importantissima della tua vita, a parte dopo l'1,46-57, immagino. Sì, ma in realtà, guarda, questo pensiero già ce l'avevo dal periodo dell'università, perché comunque avevo fatto gli anni da allievo e junior che erano andati molto bene. Avevo fatto i mondiali allievi, poi da junior avevo corso comunque forte, e quindi ho detto, cavolo, l'atletica potrebbe essere la strada, no? Da seguire. Poi non so se diventerà il mio lavoro, però comunque è qualcosa in cui voglio andare fino in fondo.
Solo che poi in quei 5 anni dell'università, comunque, quando le cose non vanno come devono andare, che tu inizi a correre piano, a farti male, da un lato dici, ma sarà veramente la cosa giusta da fare, no? Però alla fine io ho continuato a crederci, ma non tanto perché dici devo per forza arrivarci, ma perché comunque è un qualcosa che mi faceva stare bene, no? Cioè, ti diverti, mi piace, mi gaso quando corro, quando faccio le ripetute, quando mi alleno, e quindi perché non continuare a farlo? Però c'è stato È un chiaro che momento in cui. comunque c'è. No, Vai, vai, vai. scusa, vai, vai. No, vai tu, vai tu. C'è Mi sa che stavi stato facendo la domanda su quello che stavo dicendo io. Ah, ecco. C'è stato un momento in cui hai pensato al diavolo tutto mollo, chi me lo fa Sì, ha fare? voglia, cioè comunque in quegli anni lì dell'università chiaramente non sono stati 5 anni completamente ne negativi, c'erano anche dei periodi in cui correvo, in cui abbiamo fatto un po' di risultati, però si sono alternati un bel po' di problemini e quindi a un certo punto, soprattutto verso la fine di quel periodo lì, tipo mi ricordo a fine nel 2020, dopo il Covid, mi ero infortunato anche durante il Covid, per darti un'idea. E a un certo punto ho detto, cavolo, sono 5 anni che va avanti così, cioè io non ce la faccio più, perché comunque sai, resisti, però a un certo punto succede una volta, succede due, succede tre, non puoi correre, cioè dopo un po' non ce la fai più, anche perché ti dico, ero arrivato a un punto che secondo me il fatto di infortunarmi e di starci male per questa cosa, poi iniziava anche ad intaccare le cose extra atletica. Vabbè. Perché magari poi, sai, ero triste, quindi mi comportavo così anche con la mia ragazza, oppure ero di poche parole in generale, usciamo stasera a fare un giro, no, non c'ho voglia perché sono incazzata. E quindi a un certo punto ho detto, no, cioè così non può, uno non può viversela così per una cosa che non è neanche il mio lavoro, non è neanche una cosa per cui sono pagato, per cui devo a qualcuno questo tempo. Quindi ho detto, cioè, smetto. O meglio, ho detto, o provo a cambiare tutto e a darmi un'ultima chance, o se no smetto, perché non ce la facevo più. Vabbè, ma immagino, ma poi cos'è che è cambiato? Cioè, è stata una cosa tua che hai pensato da solo, del no, dai, ci riprovo, riparto? O c'è stata anche tutte le persone intorno a te che ti hanno detto, ma dai, riprovaci, ce la puoi fare? Ma no, in realtà, guarda, ho detto, ma sì, cioè, ne ho parlato con Silvano e gli faccio, guarda, Silvano, secondo me noi abbiamo provato questi 5 anni, non è andata come volevamo, io devo prendermi un attimo di pausa perché non ci sto più dentro. E quindi niente, ci siamo, cioè lui era d'accordissimo, mi fa, oh, abbiamo provato, cioè, va bene così. E quindi ho detto, vabbè, basta, il diavolo. Ho fatto qualche mese, tipo, no, qualche mese, 2 mesi, giugno e luglio, in cui mi sono fatto proprio i cavoli miei. Quando volevo correre, andavo a correre, a volte andavo al campo a fare le ripetute, mi inventavo io dei lavori, poi magari per 3 giorni non correvo, facevo un po' di cose a caso, giusto per liberarmi di tutto. Poi dopo qualche amico, non mi ricordo chi, forse François Marzetta, un ex siepista italiano, e anche la mia ragazza comunque mi hanno detto guarda che c'è Roberto che tra l'altro cioè io lo conosco perché era anche un mio avversario, guarda che c'è Roberto che adesso allena e secondo me lui è un ragazzo giovane, ha un modo completamente diverso di fare le cose, prova a parlarci, vediamo. Quindi abbiamo parlato un po' e dopo un mesetto abbiamo detto vabbè dai proviamoci, è l'ultima, proviamoci, se va bene bene, se no pace. E da lì è stato un gran ritorno. Un Da gran, lì è gran stata una ritorno. grande cavalcata, sì. E sempre parlando di gare, hai mai fatto Sì. campestri? Come sono state? Se le hai fatte? Ma guarda, adesso sarà una decina d'anni che non le faccio, Ah. Che schifo il perché cioè, fango, sono un ti do ragione, per carità. disastro, disastro. Nel senso, allora ti dico, la mia ultima esperienza, allora io arrivavo tipo nel 2013. Avevo fatto secondo agli italiani allievi, sia indoor che outdoor, no? Allora, 2014, passo primo anno junior, campestre, no? Allora, va bene, andiamo a fare gli italiani di cross. Erano 8 km, una sofferenza totale. Sono arrivato penultimo. Proprio distrutto. Ho preso 8 minuti, mi sembra, da Mattia Padovani che aveva vinto. Cioè, un disastro. Quando ho finito ho detto, ragazzi, io basta. Cioè, ma perché devo fare sta roba?
comunque correre su quel terreno lì tutto sconnesso, mi distruggevo le caviglie, andavo pianissimo, ho detto no, questo schifo, basta, cioè, e abbiamo smesso di farle. Basta. Molto comprensibile come cosa, veramente tanto, tanto No, che comprensibile. poi ti dico, allora, in realtà mi piace anche, cioè, da fuori mi piace anche guardarle, cioè è una disciplina che mi piace, però da dentro, se fossero gli 800 campestre ancora, ma cioè, con le distanze che ci sono adesso non si può fare, davvero. Molto, molto comprensibile, davvero. E a proposito di Sì. 800 metri, che è una gara comunque veloce, perché a momenti è quasi una gara di velocità ormai, com'è che la gestisci tatticamente? Cioè, com'è stato anche capire come imparare a gestirla tatticamente un 800? Allora, diciamo che fino a 2 anni fa, fino a un annetto e mezzo fa, non sapevo rispondere a questa domanda, perché comunque mi capitava spesso di andare in gara e di lasciar fare alla gara, cioè tu ti trovi in gara e dici adesso quello che succede mi adeguo, o comunque, non so se ti è mai capitato, ma quando finisci una gara e tu ripensi a quello che è successo e ci sono dei momenti di buio, e tu dici, cavolo, in quei 50 metri non mi ricordo cosa è successo. E quindi io le vivevo un po' così, infatti magari capitava la gara che andavo bene, in cui andavo bene, e poi 2 o 3 gare in cui andavo male e non capivo il perché. Allora, in realtà adesso da un annetto e mezzo sto lavorando con un mental coach e questa cosa l'abbiamo svoltata parecchio, perché abbiamo imparato a, come si può dire, a suddividere la gara, no? In determinate parti. E a concentrarci in ogni parte di gara in qualcosa che io devo fare o pensare. E questa cosa qua mi ha aiutato un sacco. Ti dico, secondo me il giorno in cui questa cosa è riuscita meglio di tutti è stato a Lignano. E infatti, vuoi per coincidenza o vuoi che sia veramente per questo uno di questi motivi, è venuto fuori un tempone. Perché se tu riesci a stare concentrato su quello che devi fare in ogni pezzo di gara, cioè, non ti accorgi neanche che stai gareggiando quasi, o comunque non senti neanche la tensione, tutto quel casino della gara, perché tu sai che devi fare quel compitino dai 50 ai 100 metri, dai 100 metri ai 150 devi fare quell'altro compitino, e quindi sei concentrato su te stesso, e quindi senti meno fatica, non ti perdi per strada e fai quello che devi fare. Sì, anche perché E ti dico che. poi No, vabbè, Lignano scusami. è stato, cioè, lì era facilissimo andare in ansia perché c'era gente da 1,44, c'era gente velocissima e Eh sì, fortissima. infatti. E quindi te non eri ancora sceso sotto l'1,48, forse? No, avevo corso 1,47 e mezzo la settimana. Avevo fatto tutti 1,48 e poi una volta 1,47 e mezzo. E lì Ecco. poi ho tirato giù un altro secondo netto. E poi ti trovi contro gli 1,44. Ci stava anche essere Sì. agitatissimi e fare una gara magari tatticamente Sì. sbagliata, proprio per via dell'ansia. Però ti dico, secondo me in realtà quello è stato un vantaggio perché. Tipo la settimana prima avevo corso il challenge a Modena, dove comunque eravamo tutti lì per giocarci la vittoria, ed è difficile perché comunque c'è la bagarre, c'è quello che ti supera, quell'altro che rilancia. Invece in quella gara di Lignano comunque io ero il più scarso tra i partenti, no? E quindi praticamente si è formato un trenino dove il primo ha vinto con 1,44 e 3, mi sembra, e 2. Quindi in realtà io non ho dovuto fare battaglie contro il tizio, contro Caio per prendere la posizione, cioè è stata proprio una gara lineare perfetta, quindi io ho avuto tutto il tempo del mondo per concentrarmi su quello che dovevo fare io, senza star lì a dire adesso mi supera lui, devo superare l'altro. Quindi quelle secondo me sono le gare migliori per fare il tempo, insomma. Infatti poi è arrivato un gran tempo. E Jaco, Esatto. ma a parte l'atletica, qualche altra passione, qualche altro hobby? A voglia, allora io sono un malato di motociclismo totale. Sì, e anche di bici, ma soprattutto moto. Cioè sono un fan sfegatato di MotoGP di Valentino Rossi. Infatti, negli ultimi 2 anni siamo andati a vedere la MotoGP un po' di volte, perché adesso ho tirato dentro in questa cosa anche la mia fidanzata, che prima di MotoGP non ne voleva sapere niente, adesso è lei che mi propone di andare a vedere. Andiamo a Valencia a vedere la gara, andiamo a Misano, quindi. Mica Sì, male. no, quello. E poi il ciclismo, infatti mi piace, cioè, per esempio questo sabato mi sembra che c'è il Giro delle Fiandre,
E quando c'è la diretta che parte alle 9 della mattina fino alle 5 del pomeriggio, cioè si guarda tutta. Sette E poi dicono che le gare ore di. di atletica sono troppo lunghe, quando gare qua di ciclismo Ma va, vengono seguitissime. ciclismo. Sì. No, però ti dico, la bici, a parte guardarle, mi piace anche un sacco andare. Infatti, nei periodi in cui sono infortunato, o comunque anche magari durante la preparazione, visto che non posso fare troppi chilometri, se no mi distruggo, cioè la usiamo un sacco la bici per fare anche gli allenamenti. E E mi infatti piace parecchio. in chat ti hanno chiesto, guardando il tuo ultimo post su Instagram, come si prepara un 800 Sì. metri facendo sprint in bici? Allora, diciamo che io utilizzo la bici. Allora, di solito quando stiamo bene, che non sono distrutto, la bici la uso per fare lavori aerobici, no? E basta. Perché piuttosto che correre un'ora la domenica, allora vado in bici, così risparmio le ossa. Però, per esempio, in quest'ultimo mese che ho avuto dei problemini alla tibia, per cui non ho potuto proprio correre, l'abbiamo usata per fare tutti i lavori possibili e immaginabili, quindi sia. Scusami, cercando di simulare le varie tipologie di allenamento, quindi allenamento di resistenza alla velocità, magari devo fare degli 80, dei 100, dei 120, in bici faccio delle ripetute da 10, 15, 20 secondi a tutta, piuttosto che chiaramente modificando i recuperi, perché poi di corsa fai una certa fatica, in bici ne fai un'altra. Oppure se dobbiamo fare dei lavori aerobici, magari simuliamo un 6x1000, lo faccio sulla bicicletta facendo 6x4 minuti, 3 minuti e mezzo, controllando il livello il range delle pulsazioni. È chiaro che non è come correre, perché soprattutto per la meccanica di corsa, comunque, sai, in bici utilizzi principalmente le cosce, i quadricipiti e un po' il bicipite femorale, comunque la parte di polpacci e piedi non viene assolutamente stimolata. Però Però se sei comunque, cioè, piuttosto infortunato, che ti, cioè... sì, cioè, piuttosto che farsi male o piuttosto che fare tutto a cannone per un mese e dopo dover star fermo un altro mese, così abbiamo trovato una buona via di mezzo per far funzionare il tutto, insomma. A parte Ma quindi... casi eccezionali, quando è come adesso che mi sono fatto male. Ma quindi in un'altra vita, invece di essere un atleta, saresti stato un ciclista? Sì, sarei stato. Guarda, mi piacerebbe essere Alberto Bettiol. Non so per chi segue il ciclismo, ma è un ciclista professionista della IF Pro Cycling e io sono un fan sfegatato, quindi uno da classiche, diciamo. Quindi uno da Giro delle Fiandre, quelle robe lì, Il Parigi-Roubaix. che comunque è particolare perché sull'atletica le distanze più lunghe dici no, 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 per carità, mentre sul ciclismo fare ma. cose lunghissime sì. Guarda, è uno sforzo diverso, cioè è un modo diverso di percepire la fatica. Non so come spiegartelo, perché cioè in bici, per esempio, mi è capitato anche di fare delle uscite di diverse ore. Una volta ho fatto 239 km, mi sembra, e media tipo 31,5, 31,8, così, quindi comunque neanche pianissimo. E qua, ci sono, quando ti metti lì, anche dopo 5-6 ore, che ti metti di testa bassa a fare il passo, a spingere. Cioè, è una fatica che io riesco a tollerare bene, quindi non mi fa soffrire. Però la stessa cosa di corsa invece mi distrugge proprio malissimo. Infatti, hai detto che già 1500 dici o no, ti prego Sì. no. Sì. E ti chiedono, credo che la risposta sia no, però te la faccio comunque la domanda. Ah, Giro delle Fiandre a domenica, ho sbagliato, Hai mai scusate. pensato di correre i 3000 metri? No, no, l'ho fatto una volta sola, due volte, scusate, o forse di più. Comunque il mio PB è 8,58, che quindi va bene, non è niente di eccezionale. Un'altra volta invece mi sono ritirato, però no, troppo, cioè E troppo, siepi? non riesco a gestire lo sport, neanche, no, Cioè, peggio ancora perché è sempre un continuare a spezzare il ritmo. no. Sì, esatto, cioè poi soprattutto dove c'è da spezzare il ritmo vado molto in difficoltà. Vabbè, infatti poi nel cross hai detto che schiatti perché Sì, esatto. appunto. Cioè il cross comunque quando ci sono le curve a gomito dove devi frenare, riaccelerare, cioè devastante, non lo Vabbè. so, faccio veramente tanta fatica. Probabilmente è una cosa, cioè è una caratteristica in cui, o meglio, è una caratteristica che non ho allenata in questo momento, per cui se mi mettessi lì e iniziassimo ad allenarla, probabilmente diventerei bravo in quella anche, però al momento la soffro tantissimo. Vabbè, infatti. Ma poi c'è anche chi un po' ce l'ha naturale. Infatti,
Cioè, magari chi va molto bene nel cross e sulla pista non ottiene gli stessi risultati. Quindi. Esatto. E ti chiedono consigli, un consiglio così per i giovani mezzofondisti. Se hai consigli. Ma allora, se, sì, allora, secondo me la prima cosa in assoluto, che forse è anche la più scontata, è quella di divertirsi, perché quando andare al campo e allenarsi diventa un qualcosa che fai perché l'hai sempre fatto, perché devi andare a farlo, allora è il momento di cambiare strada. Comunque alla fine, cioè, deve essere un divertimento, sia che lo fai perché sono i tuoi primi mesi di atletica, sia che lo fai perché stai provando ad andare alle Olimpiadi. E l'altra cosa è di credere nelle persone che lavorano, cioè che stanno intorno a te nel mondo dell'atletica. Perché appunto è uno sport individuale, però cioè, senza gli allenatori, senza anche banalmente i tuoi genitori o chi ti sta accanto, non si va da nessuna parte. Quindi è tutt'altro che una cosa individuale. Per cui, però quando si è piccoli questa cosa si fa fatica a percepire, perché si dà un po' tutto per scontato, no? Però secondo me invece è un gran valore aggiunto che ti dà l'atletica e di cui fare tesoro. Guarda, E poi incornicerei le tue parole. scusami, l'ultimissima cosa poi che vorrei anche dire è di non farsi scoraggiare, cioè quando si è ragazzi, che si sta crescendo, soprattutto nel mezzofondo, ma in realtà anche nelle altre discipline, cioè molto spesso ci si ritrova con intorno degli avversari che sono stratosferici, che tu dici, cavolo, quello ha saltato 1,5 m più di me, oppure ha corso 40 secondi in meno di me, com'è possibile? Cioè, secondo me è tutto relativo, perché comunque ci si sta ancora sviluppando, si sta crescendo, quindi potrebbe essere che tu l'anno dopo esplodi come è esploso lui l'anno prima e tiri giù un minuto. Per cui di non farsi scoraggiare da queste situazioni, perché si sta crescendo e quindi l'importante è essere concentrati su se stessi e fare il proprio lavoro e divertirsi. Poi le cose arrivano piano piano. Esatto, ma poi lì proprio sui cadetti, vedi il cadetto che magari sembra ancora un bambino e l'altro che sembra uno con la barba e con 3 figli, cioè. Sì, esatto. Esatto. Ma che poi alla fine, cioè, non è colpa né di uno né No, dell'altro, infatti. perché alla fine ognuno cresce a modo suo, quindi non puoi dire niente. Semplicemente, magari per te che sei quello ancora sbarbato e piccolino, il tuo momento non è ancora arrivato. O meglio, non è che il tuo momento non è arrivato. Ci sarà un momento in cui il tuo corpo diventerà come quello degli altri e dopo le prestazioni saranno direttamente paragonabili, insomma. Esatto, infatti qua ci aggiungo proprio conoscenze da scienze motorie, una differenza di età biologica con più o meno 2 anni è normale. Quindi un 14enne che sembra un 16enne è normale, un 14enne che sembra un 12enne è ancora nei limiti della normalità, quindi è veramente normalissima come Sì. cosa. Cioè poi tra i maschi succede tra i cadetti, tra le femmine succede alle ragazze. Infatti in categoria ragazze vedi già altissime alcune. Ma perché Sì. si sviluppano prima? E Sì. poi, guarda, quello che hai detto del divertirsi, secondo me è una delle cose più importanti, perché veramente se diventa uno sbattimento l'atletica, non ha senso farla. Perché, cioè, aggiungi uno No, sono sbattimento alla d'accordo. vita che non è necessario. Esatto. Esatto. Cioè, Ma infatti. infatti, secondo me, quello che faccio anch'io ogni tanto è fermarsi e fare un attimo un esame di coscienza, di dire mi sta piacendo quello che sto facendo, mi sta divertendo, ci vado ancora con voglia al campo a fare queste cose. Allora, se inizia a rispondere sì, allora ok. Se invece inizia a dire questo non lo so, questo non lo so, allora è giusto rifletterci un attimo. Esatto. E poi anche il fatto che magari ci sono per forza cose che dici, oh mio Dio, che sbattimento, devo fare questo, però spesso basta chiedere all'allenatore il motivo e te lo spiega, ti fa venire già un po' più Sì, voglia, guarda. esatto. Sì, chiaramente non è che tutti i giorni uno va al campo e sa che l'allenamento che dovrà fare gli piacerà al 100%, però il trend deve essere positivo, altrimenti se il trend è negativo vuol dire che è il momento di cambiare qualcosa, insomma. Esatto, ma e a proposito di questa roba, l'allenamento più sbatti che devi fare, quello che dici, oh mio Dio, no, devo fare questa roba. Le ripetute, i lavori aerobici, quello proprio tipo quando magari devo fare
dei 2000, dei 1005, a quei ritmi che non sono né carne né pesce, che è proprio una sofferenza. Cioè, o anche magari, che ne so, 6 per 1000 con recupero 2 minuti. Cioè, io poi sono scartissimo, non è che sono scartissimo, però faccio tanta fatica in queste cose e mentalmente cioè, soffro a farle. Soffro veramente tanto. Vabbè, vuol dire che sei normale, perché uno che non soffre a fare quelle cose lì, secondo me è un alieno, per forza. Sì, ma guarda, una cosa che ho imparato quest'anno, avendo fatto anche un po' di meeting con gente forte, tipo Lignano, è che siamo tutti ragazzi normali. Cioè, adesso io ci metto dentro anche me, ma sono l'ultimo dell'ultima ruota del carro. Ma per esempio, alla fine ho corso a Lignano contro Daniel Rauden, che è quell'ottocentista che c'ha uno inglese che ha vinto i campionati britannici quest'anno, 1,44 e 20, tipo. E alla fine ti rendi conto che dici, cavolo, ma lui è esattamente come me, cioè un ragazzo che è cresciuto, si sta allenando con i suoi sogni, i suoi obiettivi, cioè nessuno è un alieno, tutti hanno dei giorni di difficoltà, degli allenamenti che soffrono a fare, non c'è nessuno che è un alieno, c'è anche Ingebrigtsen, secondo me, chiaramente è fortissimo, però da fuori è stato creato il modello Ingebrigtsen, ma se tu entri dentro nella persona io penso che sia un ragazzo come tutti. Ma sì, Cioè, con le sue infatti. difficoltà, con i suoi giorni in cui tutto va storto, con dei giorni in cui dice no, cavolo, non ci sto più dentro, basta. Cioè, secondo me siamo tutte persone umane, insomma. Esatto, ma esatto, che è quello che cerco di far capire sempre questa cosa qua, che non esiste il robot atleta, ma. No, ma anche perché quello che dico, cioè quello che penso, in realtà ci ho messo un po' ad arrivarci. Se tu inizi a vedere queste persone in quel modo lì, no? Come se fossero dei fenomeni, cioè ti stai automaticamente mettendo un gradino sotto. E quindi come puoi pretendere di arrivare a quel livello se già sai, cioè se già ti metti tu il limite che quel livello non lo puoi raggiungere? E quindi è questo quello che sto cercando un po' anche di fare con me stesso. Non è semplice, perché certe volte lo fai in automatico, dici, cavolo, quello lì corre 1,43, ah, fenomeno, idolo, è altro pianeta. Ma non è vero, cioè, siamo tutti ragazzi che stanno rincorrendo un sogno, quindi Esatto, siamo se tutti no alla pari, diventano insomma. inarrivabili altrimenti. Sì, esatto. Cioè, allora non ha neanche senso che mi alleno per provare a batterli, perché tanto se già parto dicendo che non ci arriverò, cosa Esatto, faccio? esattamente. Ti chiedono qual è l'ultimo allenamento che usi come sintesi di quanto hai fatto per preparare una gara, cioè l'ultimo allenamento specifico. Ma allora, in realtà non è che c'è proprio un allenamento che facciamo di solito prima delle gare per avere una sintesi. Molte volte, magari prima di un blocco di gare, facciamo un lavoro tipo 1 o 2 800 spezzettati, tipo, che ne so, 600 più 200 più 200, con recuperi di 40-45 secondi. Per capire un po' come stiamo messi, no? Però, se no, altrimenti non c'è un lavoro che dico: ok, se la gara ce l'ho domenica, per forza giovedì o mercoledì facciamo questa cosa. Dipende un po' da come ci siamo arrivati, perché certe volte ha senso fare un certo lavoro, certe volte invece ha senso stare Poi credo che tranquilli. dipenda anche dalla gara in sé, se è una gara importante, una gara Sì, da sì, sì. test, diciamo. Esatto, quindi cioè, dico che non lo so, ma non perché non voglio rivelare il segreto, ma perché proprio banalmente non abbiamo una formula, ecco. Prima ti ho chiesto l'allenamento più sbattimento, mentre quello più divertente qual è? Quello che dici, sì, facciamo questo, olè! Sì, ma allora diciamo che gli allenamenti di velocità mi piacciono un po' tutti, quindi le ripetute proprio corte, corte, tipo i 60, gli 80, quelle robe lì, perché mentalmente, sai, per un 800ista è facile farle. E invece di lavori da 800 proprio, quelli belli che mi piacciono sono tipo ripetute, che ne so, fai magari 1000, 8, 6, 4. Quindi delle scalette a scendere, con in mezzo delle prove veloci, quindi che ne so, 1000. Poi in mezzo 3 volte gli 80, 8, 3 volte i 100, cose così. Quelli mi piacciono un sacco, mi Poi, diverto e occhio mi vengono Jacopo a anche quello che bene, dici, perché quindi. c'è Roberto in chat, che quindi quello che dici potrebbe essere usato contro di te in allenamento.
Cazzo, Robby, correggimi se dico cagate. No, ma ha detto per dire dei lavori, gli ultimi che fai prima della gara, sono quasi più lavori che servono a darti convinzione e consapevolezza e non che siano predittivi. Sì, esatto, cioè nel senso non è che c'è un lavoro che dice oggi facciamo questo, allora se ti esce il tempo X vuol dire che domenica fai 1,46, se ti esce il tempo Y vuol dire che fai 1,47, cioè non abbiamo questo tipo di cosa. Comprendo appieno perché io faccio la stessa cosa con i cadetti nei salti. Se proviamo salti completi, non misuro. Ma magari misuro e li tengo per me, non glieli dico a loro proprio per non creare poi problemi di testa, diciamo. E tra l'altro, Roberto in Sì, chat ti chiaro. dice che nel 2025 farai solo gare di cross e di triplo. Roby, cambio allenatore. No, vabbè, per il triplo potrei restare, ma per il cross, adios. Sì, in effetti sarebbe una bella combo, eh? Abbastanza particolare. Sì, così guarda, mi sa che mi portano al pronto soccorso con 340 fratture da stress anche nel naso. E dato che siamo vicini all'oretta di live, quindi verso un po' la fine, ti faccio l'ultima domanda che faccio sempre a tutti. E a me piace chiedere non un lato positivo dell'atletica, perché altrimenti stiamo qua più o meno 3 ore a cantarcela e suonarcela tra di noi. Ma un lato negativo dell'atletica secondo te? E intendila come vuoi, può essere dell'atletica in sé, dell'organizzazione, di come viene percepita, qualsiasi cosa, proprio intendila come vuoi. Allora, ti rispondo dicendo quello che ad oggi secondo me è la cosa che più mi pesa dell'atletica, è il fatto che in questi ultimi 2 o 3 anni ho sacrificato parecchia mia vita extra atletica, soprattutto diciamo di tempo condiviso con la mia fidanzata. Cioè chiaramente passiamo tanto tempo insieme, però sai, ci sono certe cose per dire andiamo a fare questo weekend a visitare una città piuttosto che andiamo a mangiarci una pizza domani sera così a caso, cioè queste cose non le fai perché dici ok, il mese dopo c'ho la gara oppure questo weekend mi devo preparare per questo allenamento. E sai, quando sei più piccolo sta cosa a me non pesava tanto, però adesso che sono cresciuto un po' e che inizio a capire il valore del tempo speso con le persone giuste, cioè mi pesa questa cosa e quasi mi mette tristezza perché dico, ci sono certe cose, certe esperienze che è giusto farle adesso di vita, no? Perché poi magari tra 10 anni cambiano le priorità e farai altre cose. E mi spiace perché, per esempio, con la mia fidanzata, ma anche con i miei amici, alcune cose non le stiamo facendo perché c'è l'atletica. Chiaramente lo faccio con una motivazione, quindi non è che mi pesa e ci sto male, però comunque sono consapevole che è un qualcosa che vorrei fare, ma che non Sì, sto facendo. in effetti l'atletica ti ruba tantissimi weekend. Magari la gara Sì, anche solo la ma è domenica, ma il proprio. sabato devi stare attento a non far serata perché altrimenti poi non vai e tutto. Sì, ma cioè, al di là proprio del weekend o cose, è proprio un modo di vivere, no? Cioè, tu sei atleta 24 ore su 24, non è che lo sei le 3 ore dell'allenamento oppure il weekend della gara. Tu sei atleta tutti i giorni, tutto l'anno, e quindi le tue scelte, io mi rendo conto perché qualsiasi cosa che mi capita nella vita, tipo un amico ti fa una proposta, la mia fidanzata mi dice. Ti va domani se facciamo questa cosa? Oppure qualsiasi evento, io il primo pensiero che ho è ok, con l'atletica come faccio? Quindi, capito, comunque è un qualcosa che continuamente ti influenza la Sì, scelta anche che devi solo fare. una stupidata, il calcetto con gli amici. Hai paura a Sì, farlo per di o farti anche, male. sì, o anche, cioè, per esempio, noi il calcetto di solito non si fa, però si va magari a volte a girare con il go-kart, no? E chiaramente tu dici, non so se ha senso che io venga, no? E questa cosa, cioè, da un lato è bello perché dici, ok, ci mi sto concentrando sull'atletica, ma dall'altro lato però comunque mi pesa perché sono cose belle della vita da fare e che comunque non sto facendo. Che Eh sì, ti fa cambiare proprio le poi, perché? priorità.
Sì, esatto, perché comunque poi non è che tu dici ok, io sto facendo tutte queste rinunce, poi vado a fare 10 gare, 10 gare faccio il personale, 10 gare vanno da Dio, vinco tutto, cioè anzi in un anno molte volte è un 50-50, se non di più quelle che dove magari ti mangi le mani perché hai sbagliato Esatto. qualcosa, quindi comunque secondo me è più quello che dai rispetto a quello che ti torna indietro come risultati, perché dopo se guardiamo l'esperienza e tutto il resto, vabbè, lì ce n'è da vendere. E altrimenti mi sa che avremmo Però mollato tutti prima. comunque, sì, chiaro, però comunque, cioè, sono, questa secondo me è la cosa più negativa, insomma. Mi sta bello perché piano sto ricevendo risposte diversissime da tutti ed è molto interessante questa cosa. E ti Sì. chiedono, pensando a cose più tranquille, riti Vai. scaramantici prima della gara? Qualche rito che fai, qualche cosa che devi per forza No, indossare? niente. Zero? Niente, perché i riti scaramantici, ma questo qua è lavoro di mental coach. Perché se tu fai un rito scaramantico vuol dire che tu non stai controllando la tua gara, ma stai affidando a un qualcosa di esterno il fatto che possa andare bene o male. E no. Cioè io vado in gara e decido io cosa succede e cosa devo fare, no? Quindi nessun rito scaramantico. Particolare perché di solito gli atleti sono sempre un po' fissati su queste cose. Credo che sei uno dei pochi che non abbia almeno un indumento fortunato, un rituale che fai No, spesso. no, no. Una volta utilizzavo le mutande da gara, però adesso basta. Neanche più quelle. Il che è un po' classico, cioè tipo io banalmente ho i calzini rosa fortunati da gara. Che ovviamente poi se Sì, non li sì. ho non mi stacco un piede, però mi piace averli come portafortuna. No, niente di quello, ma neanche proprio per il guarda, ti dico proprio onestamente, anche proprio solo per il gusto di dire ho qualcosa, no, non è una Vero. cosa che mi ha mai preso da questo punto di vista. Ci sta, ci sta. Però sappi che se nella tua vita alternativa da triplista lì. Di solito sono belli tarati i triplisti, hanno sempre qualcosa Li ho visti, di eh. scaramantico, deve essere la rincorsa che deve partire in un certo modo, i Sì, c'è calzini quello che parte strani. che muove le dita, Esatto, tipo quell'altro così. che Esatto. fa i tre passettini. Vabbè, allora magari per questa stagione 2025-2024 mi invento qualcosa. Sì, anche perché tanto Roberto ti ha detto che farai cross e triplo, quindi ti tocca. Va bene, mi inventerò, mi faccio le righe col fango. Vabbè, anche quello si vede per dire la batocletti che si fa le strisce di fango. Si è Sì. visto anche questo, quindi. Intanto io dico alla chat, se avete ultime domande fatele adesso perché siamo abbastanza in chiusura, dopo un'oretta si va. Io ho provato a guardarle prima, non so se mi sa che mi sono, c'è cioè qualcosa, mi sa che mi sono perso pure io. Stavo provando a vedere cosa veniva scritto, ma qualcosa mi sa che mi sono Sì, di perso. solito io mi perdo sempre qualcosa, infatti invito sempre a riscrivere se non rispondo perché banalmente magari mi perdo via, che è la stessa roba che ho nel mio stato di WhatsApp. Se non rispondo riscrivetemi, ma no, non perché ricevo tanti messaggi, ma perché io sono scemo e mi perdo via con i messaggi. Quindi Chiaro. ogni tanto qualcosa mi perdo. E ecco, una Sai domanda che cosa potrei portare come rito scaramantico? ti... C'era Sì. una cosa che faceva Valentino Rossi, non dico qual è, che faceva Valentino Rossi tutte le volte che usciva dalla corsia dei box in sella alla moto. Chi lo sa, lo sa. Mi Non si può informerò dire qua. perché non ne ho idea. Allora mi informerò. E ti chiedono se in futuro avrai figli, li farai correre, li farai scoprire l'atletica. Ma mi piacerebbe, però lascerei a loro la scelta, libera totale proprio, perché deve essere una cosa che chiaramente magari tu gli dai input e dici proviamo ad andare a fare l'atletica, però dopo se non piace, liberissimi di cambiare, insomma. E a proposito, te com'è che l'hai scoperta l'atletica? Già Perché che rido, paura. ho sbagliato sport, perché pensavo allora. Allora, da quando ero più piccolino, no? Avevo iniziato con il nuoto, mi faceva schifo. E quindi ho fatto giusto quell'annetto e mezzo per imparare a nuotare, no? Allora, poi mi ho detto, mi piace correre e mi piaceva vedere in TV la ginnastica, no? Tipo le parallele, gli anelli, quelle cose lì. Allora pensavo che tutta questa cosa si facesse ad atletica. E quindi sono andato a fare atletica pensando di fare queste cose.
E invece dopo era E poi un'altra sei rimasto storia. fregato perché. Sì, dopo mi hanno tirato dentro e non sono più uscito. Bellissimo, questa mi mancava questa come cosa. Ho sbagliato sport. Questa. Bello, bello, tanta roba. Anche perché in effetti quando eravamo piccoli noi c'era ginnastica vite parallele. Quindi, Ma in realtà, no, quello è guarda, arrivato un non po' lo guardavo dopo. molto quel programma. Era proprio, sai, quando in TV c'era il periodo Olimpiadi o Mondiali, che si vedeva proprio le gare, quelle solite, il campionato e basta, perché dopo il resto non è che lo vedevi. Quelle. Beh, bello. Ecco, io invece al Sì, contrario, bello. in un'altra vita avrei fatto ginnastica artistica. Perché è mega bella, divertentissima. Eh sì, tutta la vita. E. Guarda, io il triplista, però in un'altra vita il pilota, cioè il pilota di moto è una roba che non ha paragoni, non proprio zero. Vabbè, in effetti. E ogni tanto vai a provare qualche circuito. No, ma allora quando ero più piccolo avevo una moto da cross, ma niente di che. Ogni tanto andavamo nei pistini qua che facevano nei campi, quando facevano qualche gara di enduro, poi ci buttavamo dentro noi con le moto. Ma niente di che. Fortuna non mi sono mai distrutto. Vabbè, abbastanza facile in quel Eh modo. sì, quindi poi ho lasciato stare. E ti chiedono colazione e riscaldamento prima di una gara. Ma allora in realtà è la solita. La colazione è la solita che faccio tutti i giorni. Perché di solito comunque le nostre gare sono sempre al pomeriggio tardi o alla sera. Quindi yogurt greco o comunque yogurt, quindi le proteine vengono da lì. Cereali integrali, consiglio a tutti i Weetabix, che sono dei pezzi di cartone che fanno di uno schifo totale, però sono sani. E niente, un po' di marmellata, un frutto, di solito mangio una mela e caffè. Colazione bella abbondante, ci sta. Sì, mangio tanto a colazione. E riscaldamento invece, anche lì, di solito è un riscaldamento simile a quello degli allenamenti. Quindi l'unica cosa a cui sto attento è che se vado a fare delle gare in cui magari ci sono 20 minuti di cold room o cose così con tanta attesa, magari faccio prima la parte di mobilità e poi corro, per evitare che magari passi 1 ora e 20 tra quando ho corso il riscaldamento e la gara. Però se no comunque facciamo corsetta, 10-12 minuti, mobilità, tutta la varia mobilità, tutte le andature. E senza, magari prima degli allenamenti le andature le facciamo anche un po' lunghette, no? Prima della gara è giusto quei 20 metri esplosivi per svegliare il sistema Sì, nervoso, per non insomma. arrivare stanco durante la gara. Ci Sì. sta. È un bel po' di allunghi belli spinti per assaporare il ritmo gara, insomma. Sì, per cominciare anche a far girare un po' le gambe, perché poi altrimenti diventa tosta partire, non dico a bomba, però partire bello sostenuto. Esatto. E guarda, Jaco. Io ti saluterei anche, che siamo Va oltre bene. l'ora abbondante. Secondo me è stata super Bene. piacevole. È stato anche tanti argomenti interessanti. Abbiamo spaziato molto. E se vuoi dire te qualcosa di chiusura finale. Ma allora, scusami, ho visto al volo l'ultimissima domanda di Fabio Boom sul doping. Guarda, secondo me la risposta è no. Nel senso che non bisogna per forza doparsi per correre forte, anzi, E poi Fabio che molte dice persone molti lo ce fanno, la fa. è il solito discorso del tanto si dopano tutti, ma che non è assolutamente vero, non ci sono le prove, è un po' una scusa di quando gli altri corrono più forte di noi. Esatto, almeno poi nel senso è chiaro che il ragionamento è finché la carta non canta non si può dire che uno è dopato, però dall'altro lato a me piace pensare che la maggior parte delle persone fa questa cosa in modo pulito, in modo onesto, perché alla fine è un Esatto. po' il senso dello sport, no? E quindi io mi auguro che sia così, cioè lato mio assolutamente è così, e quindi sì. Per me sono due cose completamente a due poli opposti, quindi quando una inizia a entrare nell'altra non stiamo più parlando di sport ed è una cosa da cui stare lontanissimi, per cui io la vedo così. E niente.
Sì, ma anche perché Niente, poi comunque in chiusura, scusa, vai, vai. se uno pensa i più forti all'alto livello si dopano quasi tutti, a quel punto perché allora anche il più forte della mia pista non si dopa? Allora perché anche il mio vicino di batteria e allora tutti si dopano? Cioè, entra proprio un No, esatto, e meccanismo poi che è malato, secondo me, che ti fa sì, pensare e del fa tutto poi nel senso schifo. alla fine dopo arrivi alla domanda che dice allora se quello lì, se per forza bisogna fare così, cioè o lo faccio anch'io, se no cosa ci sto qua a fare? Che era il E secondo meccanismo per me cui si è allora. dopato Schwarzer la prima volta. Era convinto Eh che sì, è una tutti. cosa un po', esatto, è una cosa un po' che dopo diventa un loop malato, insomma, Esatto. quindi a me piace pensare che la maggior parte delle persone siano pulite, non dico tutti perché alla fine continuiamo a vedere che qualcuno viene pizzicato, però diciamo che se tutti ragioniamo in questo modo qua, forse prima o poi si riuscirà ad arrivare ad uno sport sano, insomma, dal punto di vista etico. Esatto, poi il furbetto che si dopa ci sarà sempre, però il fatto che vengono beccati vuol dire che funzionano almeno in parte funzionano i controlli antidoping. Poi qualcuno per Sì, forza sfugge, per carità, non è il mondo degli unicorni, qualcosa sfugge, però bisogna anche pensare che praticamente tutti sono puliti, altrimenti perché facciamo sport, sinceramente? no, esatto, è l'unica cosa, cioè nel senso, alla fine questa questione qui è un po' come il tizio che evade le tasse o come quello che ruba. Cioè, è ovvio che non puoi beccare tutti, altrimenti saremmo uno stato perfetto, no? Esatto. Sta un po' all'etica della persona di dire ok, faccio questo, ok, non lo faccio. L'altra cosa che penso però è che molte volte bisognerebbe provare a ragionare un po' più a fondo, perché magari per me lo sport è un divertimento, è un'ambizione, è un qualcosa di, come si può dire, che sta a un livello superiore alle esigenze base della vita. Magari per altre persone invece lo sport è l'unico modo che hanno per uscire da una situazione di disastro, di disagio, comunque Che è un po' la situazione del Kenya. di difficoltà enorme, no? E quindi è chiaro che uno può avere una motivazione che lo spinge a doparsi, l'altro può averne un'altra, più o meno forte, non dico più o meno giusta, perché nel senso sono questioni talmente complicate che non si può, non penso di poter dare un giudizio in 2 minuti qua in una diretta. L'unica cosa che dico è che secondo me ci sono 50.000 motivi diversi, è sbagliato a prescindere, secondo me, però bisogna anche mettersi nei panni di ciascuna persona e del disagio e del problema che c'è alla base del perché poi uno fa questa cosa. Ma infatti, ma è un po' la situazione del Kenya, che sono tanti dopati che saltano fuori, ma sono tutti atleti di seconda e terza fascia che provano a vincere le maratone internazionali perché se vincono una maratona si prendono lo stipendio di più di un anno. E quindi per loro è un mi dopo perché se non mi beccano mi faccio lo stipendio di un anno. Lì è sbagliato, però ti viene anche da dire, cacchio, sta provando a scappare dalla povertà. Cioè, in quella situazione lì tu come fai a dire io rispetto il principio dello sport? Cioè, nel senso, poi probabilmente magari c'è chi lo fa lo stesso. Come fai a dire io rispetto il principio dello sport quando siamo proprio a un altro livello? Cioè, il livello Infatti. è io vivo nella miseria, nel disastro più totale, oppure trovo un modo per uscirne. Esatto. Poi può essere visto, e può essere, uno può anche dire, però doparsi è come rubare, cioè tu puoi uscire dalla miseria rubando, è la stessa cosa. Sono d'accordo anche lì. È una questione, secondo me, talmente complessa che è difficile avere un giudizio o nero o bianco. Esatto. Bisogna veramente analizzare ogni singolo caso. Sta di fatto che comunque cioè, è sbagliato a prescindere, nel senso, Esatto. oltre che a Assolutamente. far male al fisico, Esatto, al tuo esattamente. corpo. E poi lì c'è il discorso degli Enhanced Games, non so se sai. No, non lo so, avevo letto qualcosa, ma non sono ferrato Sì, sull'argomento. Però praticamente dal nome immagino. vogliono organizzare una gara in cui tutto è consentito, gara ovviamente al di fuori del circuito della World Athletics, perché figuriamoci se la fanno, però Sì. questo super miliardario australiano che vuole fare questa gara in cui la scienza può entrare nello sport e quindi è permesso tutto, oltre a doparsi, anche magari le scarpe quelle proibite, superfici della pista particolari, va bene tutto. Bruttina come roba, però infatti sta venendo attaccato da ogni possibile figura sportiva del mondo, quindi Sì. giustamente. Sì,
Sì, è più che altro che quando fai queste cose qua, cioè è sempre difficile poi capire qual è la linea che separa il ok, è una cosa bella dal punto di vista scientifico perché vediamo il progresso che si può fare, dal è una cosa eticamente sbagliata, è una cosa che fa male al tuo corpo, è una cosa E infatti. che non, cioè, secondo me, se non metti delle regole, poi dopo Esatto, cioè secondo si me prendono delle strade l'idea che. del consentiamo tutto è bella finché non entra il doping. Cioè, nel senso, permettimi sì di fare la gara su, con delle scarpe super mega spettacolari che non andrebbero bene alle gare della World Athletics, va bene, magari costumoni nel nuoto, come intrattenimento, per vedere quanto si può fare anche con delle super scarpe, delle super piste, però senza il doping, perché lì è tutta una questione anche proprio di salute, cioè. C'è gente che poi ci schiatta per il Sì, chiaro. doping. Sì, chiaro, è che certe volte è difficile, diciamo, stabilire quella, la linea retta che separa tutto ciò che è, come si dice, potenziamento non doping da quello che è Eh sì, potenziamento doping, come si esatto. può dire. E quindi poi si rischia di finire in cose che per alcuni sono corrette, per altri non sono corrette, quindi è Esatto. giusto secondo me mettere delle Sì, regole sì, a sì. priori molto stringenti e limitare il tutto. Assolutamente. Boh, direi. Devo dirti però che lato ingegneristico comunque un po' mi spiace che stiano mettendo tutti questi limiti sulle scarpe perché secondo me è una figata vedere. Tutto lo sviluppo che si sta facendo a livello tecnologico su questi, Sì. cioè, come tu sviluppi la macchina da Formula 1, è bello pensare che ci sono degli ingegneri che pensano la scarpa che ti fa guadagnare quel decimo di, cioè, dal punto di vista scientifico, dico, e poi lasciamo stare il regolamento Sì. Sì, dell'atletica, l'etica e le cose, però dal punto di vista scientifico, essendo un ingegnere, questa cosa è affascinante perché dici, cavolo, c'è una ricerca spettacolare anche per una scarpa che deve far correre una persona. quello sì, infatti parlavamo proprio la settimana scorsa con Alessandro, quello esperto delle scarpe chiodate di Track Sì. Spikes, che c'è un brevetto di dei chiodi semisemovibili che assecondano il movimento della curva. Cioè, beh, è pazzesca questa roba. Spettacolo. Se ci pensi è pazzesca. Sì. No, Jaco, ti lascio andare a Bene. riposarti, Basta. dormire, non so cosa farai adesso, però Fine. ti libero tranquillamente. Veramente, grazie mille, è stato super interessante, super piacevole. E buona ripresa dall'infortunio e in bocca al lupo per le prossime gare che farai. Grazie, guarda, ti saluto, vi saluto facendoti i complimenti perché questo progetto che stai portando avanti è tanta roba, secondo me. E soprattutto. Io ammiro un sacco la tua costanza nel portarlo avanti, perché sai, è facile avere delle idee, dire ok, facciamo questa cosa, proviamo a fare, però poi sai, magari uno poi le porta avanti per un mese, poi vede che non vanno come uno vorrebbe, inizia a mollare. Invece, tanto di cappello perché tu stai facendo un lavorone e lo stai facendo con costanza, Grazie quindi, e secondo mille. me fa bene all'atletica italiana perché. Si va un po' oltre quelle solite cose del sito internet, vado a leggere la notizia su quella pagina solita, cioè è un modo un po' più diretto per entrare nell'atletica e per coinvolgere un po' tutti e far capire che l'atletica di chi va forte non è diversa dall'atletica di tutti, insomma, è la stessa cosa. Perché alla fine siamo tutti uguali, siamo tutti ragazzi che inseguono un sogno, quindi anche perché io non è che mi ci metto a dire sono il più forte del mondo, per ora. Però comunque il messaggio è quello, quindi secondo me questa cosa passa anche da questi progetti come il tuo. Grazie davvero, mi fa super piacere Top. davvero. Ragazzi, buonanotte a tutti. Bene.